Dottor Minniti, buongiorno. Buongiorno dottore, Buongiorno. come ha visto i cavalli in questi 2 giorni di previsite di agosto? Buongiorno a tutti. I cavalli fino adesso non abbiamo completato i 2 giorni, però per adesso abbiamo visto dei buoni cavalli. Non è arrivato nessun cavallo in condizioni critiche, quindi siamo ben contenti di questo. Quelli che Anche avete quelli di visto luglio. a luglio come li avete visti? Che sono quelli sono più importanti poi, no? Per lo zoccolo duro del barco cavallo. Cavalli che hanno corso a luglio e anche gli altri cavalli esperti di piazza che abbiamo visitato fino adesso vanno bene, insomma non abbiamo particolarità da esprimere al momento, anche perché le visite non sono state completate e dovremo valutare tutte le indagini diagnostiche che abbiamo effettuato sui singoli animali. Quelli Per più in quanto là con. riguarda zio Frac, che ne abbiamo parlato tanto, che cosa si può dire? Zio Fracca l'abbiamo visitato, dobbiamo valutare ancora tutte le sue indagini diagnostiche. E se non riscontreremo particolari problemi, andrà avanti. Così di primo impatto come Il cavallo sta bene, il cavallo è in buone condizioni, però ci riserviamo di esprimere un Certo. giudizio finale, insomma, a posteriori. Quelli qui là con l'età, penso a Remorex, tale e quale, come l'avete trovati? Bene, anche loro bene, diciamo appunto gli altri cavalli esperti di piazza del tufo sono in buone condizioni. Anche Tabaccolo, il fresco vincitore. Anche Tabacco, anche lui sì, anche lui è presente e se sarà anche lui dell'otto che porteremo quantomeno alle prove La regolamentari. sensazione quindi è che la maggior parte dei cavalli potrà passare le visite così ad occhio, insomma, vedendo il suo commento. Allora, la mia impressione, la mia speranza, come spero Certo. anche penso sia quella di tutti, è quella di portare il maggior numero di cavalli idonei e in condizioni tali da affrontare tutte le corse in piazza, quindi dalle prove regolamentate alla tratta fino al palio, diciamo, nelle migliori condizioni. Quindi sì, insomma, diciamo, al momento il mio giudizio è più che positivo. Ungaro se non l'avevi visto per niente, Ancora lo ancora. dobbiamo visitare, non è ancora, siete arrivati troppo presto. Per quanto riguarda i cavalli giovani, può esserci un buon ricambio generazionale anche per gli anni futuri, parlo di cavalli di 4-5 anni. Ci sono tanti soggetti giovani che sembrano meritare, dobbiamo vederli in azione chiaramente sul circuito, e là è abbastanza diciamo, selettivo, quindi però sono cavalli belli, ben muscolati, con una buona genealogia, quindi sì, di soggetti giovani ce ne sono tanti. L'impressione proprio di quelli nuovi visti le notti a luglio. A luglio, nella prova di notte, tanti giovani cavalli si sono comportati bene, quindi tant'è vero che abbiamo avuto nel lotto dei 35 cavalli che poi si sono ridotti, diciamo, pulendo, diciamo, levando quelli che avevano problemi, abbiamo trovato poi alla fine 3, 4, 5 cavalli esordienti, giovani, insomma, che poi chiaramente non sono stati presi perché avevano 5 anni, insomma, come è giusto che sia. Una delle, dei commenti più frequenti fatti dai dirigenti e dagli addetti ai lavori è stato che si è scelto su un numero ridotto, di cavalli, per cui qualcuno sintetizza in sostanza il lotto l'hanno fatto veterinari, così, fra virgolette, Magari ovviamente. avessimo questo potere, no. No. Purtroppo abbiamo È mandato alla come scelta dei cosa. capitani 23 cavalli dove c'erano almeno 9 cavalli già esperti. E abbiamo dovuto escludere quei 4 cavalli che si sono fatti male durante la tratta perché con ferite e scoriazioni, quindi non potevamo mandare Mandarli chiaramente, avanti. altrimenti avrebbero avuto anziché 23, 27 cavalli, ma i cavalli esperti c'erano per fare un lotto di cavalli più esperti o più Ecco, capaci. per agosto il numero di cavalli esperti, visti anche tanti esordienti di luglio, potrebbe aumentare, no? Per la scelta dei capitani. Sì, io mi auguro di sì, chiaramente a luglio dovremmo escludere alcuni cavalli esperti perché erano rientrati da poco da altre competizioni per cui non erano in condizione, insomma, ma lo si vedrò direttamente qua, insomma, alle visite. Poi è chiaro, ci auguriamo di poter dare la massima scelta di cavalli ai capitani. Se c'è una possibilità, proprio rimanendo sul tema dei numeri, di ecco, appunto, mettere a disposizione ai capitani un numero maggiore di cavalli, che è quello che chiedono, perché
dicono partiamo da circa 100, più di 100 e poi ci troviamo su una rosa abbastanza ristretta. Entrone per me. Sì, chiaramente l'entrone pone il limite massimo dei 35 cavalli, così come è sempre stato detto. È chiaro che poi la selezione la fanno anche i cavalli nella tratta, ripeto, insomma a luglio abbiamo avuto 4 infortuni, 2-3 cadute, quindi insomma i cavalli si sono fatti male, quindi purtroppo se succedono questi incidenti minori, dove il cavallo per carità non subisce grosse lesioni, ma sfido chiunque a prendere un cavallo che ha escoriazioni o una ferita che ha dovuto essere suturato, comunque sia richiede un trattamento anche terapeutico. Ecco, la domanda proprio sulle escoriazioni, perché probabilmente andremo a vedere Ungaro se qualche escoriazione ce l'avrà. Quelle come verranno considerate? Quindi lei l'ha visto Ungaro, quindi me lo sì. Può dire lei come sta, che condizioni è. Chiaramente valutiamo un attimino, insomma anche in passato abbiamo escluso cavalli che avevano delle brutte escoriazioni, che per carità sono lesioni non inficianti diciamo l'attività agonistica o comunque sia la performance di un cavallo, ma è chiaro sono brutti da vedere e dobbiamo anche e soprattutto tutelare il benessere del cavallo, quindi valuteremo nel migliore modo per il benessere del cavallo, della festa, del palio. Grazie. Grazie mille.